spacci allenatori, andiamo a spacchettare il nuovissimo set allenatore fuori classe di Pokémon 151. E attenzione, perché dicono pullare molto, a differenza dei mini box spacchettati in precedenza. Che sia questo il prodotto di punta di Pokémon 151? Lo scopriamo subito. Anche se non è ancora stata testata la Ultra Premium Collection in uscita il 6 ottobre. E tenetevi forte, perché già tra pochissime ore vedrete il mio video dell'Ultra Premium Collection. Così scopriremo il contenuto, ma nell'attesa ricordo che se volete acquistare tutti i prodotti di Pokémon 151 sono ancora disponibili su FedericStore.it. Cosa aspettate? Vi lascio il link come sempre in descrizione. Sarò onesto, non credo che questa espansione arriverà fino a Natale, quindi affrettatevi se la volete. Detto questo, si spacchetta. Previsione. Elite Trainer Box di Snorlax. Il contenuto è veramente godevole in questo caso. Scopriremo oggi se pulirà così tanto. E preparatevi, perché ha un paio di novità. Innanzitutto, il set allenatore fuori classe è fatto veramente bene, con dei riflessi di luce sul logo 151 mica da poco. Infatti questi qua sono i dettagli che mi piacciono: logo full argento che gli dà quel prestigio in più. Altra nota super positiva: il set allenatore è completamente in carta. Sul davanti troviamo questo Snorlax con dei riflessi blu, sul front è così e anche il loghetto sotto è argentato. E come abbiamo già detto, il foglietto all'interno è in carta, quindi non più lucido. E questa cosa per me è top, non solo a livello di ecosostenibilità, ma non avrete più quei bagliori di luce che andavano a illuminare tutta la carta qui sul tavolo. E c'è voluto tanto, finalmente potremmo sfogliarlo senza incombere in luci sparate. Questa guida giocatore è veramente ottima, in quanto vi spiega tutte le meccaniche per filo e per segno, vedete? Potete anche stoppare il video e leggere comodamente. Fortunatamente ci vengono spiegate anche alcune combo, non solo con i Pokémon Holo, ma anche con quelli X. E infatti qui abbiamo il primo con Alakazam Weezing. E verso il fondo troviamo poi tutta la lista di carte, tutti gli allenatori, strumenti e quant'altro, e poi il nostro Pokédex, con le carte più importanti che tra l'altro dobbiamo ancora trovare. Infatti sì, abbiamo già trovato Charizard, ma di Blastoise e Venusaur nemmeno l'ombra, tantomeno Mewtwo. Super approvato, ottima scelta la carta. Anche l'interno è veramente super carino, devo dire sempre di classe. Pattern bianco con i Pokémon di 151, 9 bustine, i classici segnalini. Segnalini danno bellissimi, argentati e bianchi. Guardate che carina la rifinitura interna di colore argento. E il dado è trasparente, bello, con su i pallini rossi. Molto carino, anche se le facce si confondono tantissimo. Qui abbiamo i nostri separatori per i deck, che presentano lo stesso pattern dietro e davanti. Vi dico la verità, così semplici sono proprio belli, e si possono adattare a tutto e non solo a 151, visto che sopra non hanno alcun logo di riferimento. Codicino come sempre per voi, un plicco di carta energia, e anche le foderine si adattano a tutto. E secondo me questi ragazzi ci metteranno un attimo a sparire dal mercato, perché è proprio un prodotto figo, eh. E come dicevo, si presta a qualsiasi tipo di collezionista. Stupenda la scelta di non inserire Mew raffigurato su queste foderine, in quanto il Pokédex l'espansione si riferisce ai primi 151 Pokémon, e quindi metterli tutti così è stata veramente azzeccata come scelta. Qui abbiamo la carta, eccola qui. Non vi piace per niente che abbiano utilizzato questa come promo del set, anche perché potevano trovare benissimo un'altra illustrazione per questo Snorlax, no? Voi che ne pensate? Scrivetemela nei commenti. Comunque sicuramente ben centrata, peccato che è un po' spizzata sotto. Tutti gli oggetti che avete visto estratti dall'Elite Trainer Box li trovate su FedericStore.it, anche separatamente dal set allenatore. Va bene? Per ora tutto perfetto, ti do un bel 10 su 10. Se pulirà li do 10 su 10, va bene allenatori? Vediamo cosa si trova. Perché tutti dicono, per trovare carte devi aprire il set allenatore fuori classe, ma... stiamo a vedere se è vero. Porca miseria. Porca miseria.
Porca miseria, partiamo bene ragazzi qua, qua partiamo veramente troppo bene. Zapdos, che tra l'altro avevamo già trovato, non fa mai male, no? Un doppione in più. Energia, olografica, metallo, Abra, Diglett, Drowsy, Bulbasaur, Ivysaur. E già ragazzi abbiamo pullato grosso, perché è molto ricercata come carta quella là. Caterpie, illustrazione e Vaporeon. Siamo già a 2 su 2 bustine. Aia! Molto interessante Caterpie che ancora non avevamo trovato. Bellissima illustrazione, tra l'altro con il Caterpie che sbuca qui da una foglia, no? Come se fosse mangiata. Bella bella. Anche se guardando alcuni spacchettamenti, l'Ultra Premium di 151 secondo me è il prodotto di punta in eccellenza. Anche quella full carta, ma la vedremo sicuramente domani nel video apposito, ma è proprio bella raga, proprio bella, e c'ha un tappetino all'interno che è sublime. Io spero che apprezzate questa cosa, che sullo store mettiamo, ecco, un altro Caterpie, va bene, un altro Caterpie. E ogni prodotto noi mettiamo sul Fedex Store si possa spezzare. Se voi volete solo il tappetino, comprate solo il tappetino. Se volete solo la carta, prendete solo la carta e così via. Perché magari a uno di voi non interessa avere tutto il set allenatore fuori classe, ma vuole soltanto la carta di Snorlax, si può comprare solo la carta di Snorlax. Alcuni esempi che tra l'altro vi ripeto da una vita. Oh ragazzi, siamo già a 3 su 3 con doppio Caterpie, triplo Caterpie, madonna, oggi è la giornata dei vermi. Tra l'altro un meme, perché in uno shorts che ho caricato recentemente, in un pacchetto distrutto del Frederick Store, quindi di un reso, ho trovato il Caterpie rotto. Quindi ragazzi, sono inseguito da Caterpie. Victreebel e Kabutops. Oh, una vuota. Per ora sta pullando. Comunque due illustrazioni rare e un alternative. Ragazzi, mi sa che la teoria, visto che noi abbiamo aperto veramente di tutto finora ma non abbiamo trovato niente, che il set allenatore pulla, potrebbe essere vera. Potrebbe essere vera. Non lo so, vedremo dopo queste 9 bustine. Snorlax, Wartortle. Porca miseria ragazzi, ma si sta trovando di tutto. Cioè si sta trovando di tutto, e tra l'altro Blastoise Full Art ci mancava proprio dell'album, Tra l'altro, perdonatemi, non ho ancora fatto in tempo a inserire tutte le carte della collezione all'interno dell'album, perché tempo in questi giorni non ne ho avuto. Mamma mia ragazzi, tremendo, Ma questo è proprio un vecchio stile, mi piace sta carta, anche se è full art e sapete che questo tipo di illustrazione non mi fa impazzire, però è vecchio stile. Per 151 va bene. 5 bustine, 2 illustrazioni rare, una full art, un alternative. Mi sa che ci scappa anche il God Pack qui, Ma vi immaginate? Pensate che le persone hanno talmente tanto rosicato del God Pack che mi hanno dato pure del, no, nei commenti, ti metti le bustine, te le inserisci tu le carte. E certo, no? E certo. Chiarissimo. Io dopo, non so, 12 anni di video su YouTube ho bisogno di fare ste cose. Vabbè, chiaro, chiaro. Mew X, ma ragazzi, cioè, è impressionante. Impressionante. Veramente pazzesco. Veramente fuori di testa. Boh. Veramente allenatori, senza senso sto spacchettamento. Cioè è vero che il set allenatore fuori classe lo ha pulla. Avevano ragione. Mamma mia. Un'altra energia holo. Ma perché? Perché nel set allenatore hanno inserito tutte queste carte bomba? Cioè non ha molto senso. Dratini e Nidoking. 2 bustine ragazzi ci mancano. Ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video, di lasciare un mi piace, un commento e soprattutto di passare anche su altri canali come TikTok, Shorts e perché no Instagram. Trovate tutti i link in descrizione, perché il mondo di Federic non si ferma qui. Tra l'altro, se volete gradare anche le vostre carte, ricordo che potete farlo con iGrading. Vi lascio il link in descrizione. E questo lo ricordo in ogni video, perché poi la gente mi scrive: Federic, ma come le grado le mie carte? Link in descrizione, così da farle aumentare sicuramente di valore nel tempo. Ultima bustina, ma io mi ritengo più che soddisfatto. Veramente soddisfattissimo, anche se a livello di collezione inserisco soltanto il Caterpie e il Blastoise, perché poi le altre già le avevo trovate. Ma questo Blastoise Venusaur, ma dove sono? Peccato, peccato, perché ci manca ancora la Kazam. Abbiamo trovato un sacco di Zapdos e Charizard, è vero? È assurda questa cosa. E finiamo così con Machamp. Vabbè, dai, ci sta. Come ho detto a inizio video,
palese che il 7 natore fuori classe pullasse. Tra l'altro, ho trovato due Charizard e due Zapdos. Non riesco a trovare altre alternative. Vediamo un ultra premium come pulla. Dai, che sono proprio curioso. Poi abbiamo anche la collezione Zapdos, la collezione Alakazam e anche le mini tin. Quindi, ragazzi, si sboosterà proprio all'infinito. E sabato, ricordatevi che esce la cena della 4B4. Quindi, questo ve l'ho messo a fine video solo per i più fedeli. Se siete arrivati fino qua, hashtag cena. Vediamo quanti ne arrivano. Ciao, allenatore.